un manicomio è sempre un manicomio, però per noi ha significato anche qualcos'altro. Uscirai sano, diceva una scritta apposta sul grande cartello d'ingresso dell'ospedale psichiatrico provinciale di Girifalco, il manicomio, così come tutti lo chiamavano. Una storia, la sua, che ha attraversato due secoli e raccontata ora nel docufilm di Barbara Rosanò e Valentina Pellegrino, proiettato al TIP di Lamezia Terme e che si chiama proprio Uscirai sano. Oltre 16.000 i pazienti passati tra le sue mura, alcuni internati anche da bambini, diversi quelli che a casa non tornarono mai perché mai vennero ritenuti guariti e poi ancora molti, anche coloro che con la patologia mentale non avevano nulla a che vedere. Il manicomio di Girifalco, nel bene e nel male, fa parte in maniera endemica e innegabile dell'essenza stessa del paese, anche grazie al sistema Open Door che vedeva molti pazienti vivere nel piccolo centro, avere contatti con la gente del posto, socializzare, una dinamica ben raccontata nel docufilm che ha come attore e protagonista Antonio Marinaro. Ogni girifalcese ha avuto l'opportunità di interfacciarsi con questa realtà, che è una realtà che ti apre all'umanità. Noi abbiamo preferito raccontare la parte positiva di questa storia, ovviamente ci sono anche risvolti negativi. Un lavoro che è anche un documento di inestimabile valore, il taglio giornalistico e la fiction fusi in un unico corpo di celluloide che lascia senza parole lo spettatore. Nel piccolo spazio indipendente Lamettino, presente oltre alla regista anche la scienziata Amalia Bruni, che a fine film ha spiegato come proprio dalle cartelle cliniche dettagliate e spesso intonse ritrovate nell'ex ospedale psichiatrico siano state individuate le origini della malattia dell'Alzheimer. Tiziana Bagnato per la CNews 24.